Allora, io sono Vera Stretti e sono, come spero sappia parte dei partecipanti, la responsabile della Casa delle Donne, un centro antiviolenza che si trova in via Sant'Agostino 38. Nel tavolo in fondo c'è del materiale della Casa delle Donne. Tra parentesi, l'anno scorso la Casa delle Donne hanno fatto riferimento, hanno chiesto sostegno 355 donne. Quest'anno sono già 130 le donne che si sono avvalse del sostegno della nostra associazione di noi operatrici delle professioniste legali, counselor e psicologhe. Dico buonasera e uso il saluto che Papa Francesco ha rivolto ai fedeli il giorno della sua elezione e chissà per quale motivo ha commosso, ha fatto scalpore. Allora io vi chiedo un semplice saluto da parte del Papa. È indice di un bisogno più che di Papa, di un bisogno di papà, di un papà alla mano, di un papà che non sia più schiavo del ruolo patriarcale che molti di noi, soprattutto di chi appartiene alla mia generazione, conosce, ma anche di questo si parlerà penso stasera e nei prossimi incontri, cioè di papà si parlerà anche nei prossimi incontri. Benché l'iniziativa sia stata ideata, come dicevo prima, dalla Casa delle Donne, non si parlerà prevalentemente di violenza contro le donne, anche se naturalmente il tema della violenza di genere incrocia, interseca tutti i temi che saranno trattati in questo percorso, oserei dire intreccia tutte le esperienze dell'umanità, che è un'umanità sessuata, ma più che sessuata è una umanità che si gioca sulla contrapposizione dei due generi, cioè sulla contrapposizione, e così abbiamo voluto titolare il ciclo di incontri, fra lei e lui. Ringrazio naturalmente tutte voi, tutti voi, con grande piacere vedo che al contrario di altre iniziative sono qui presenti alcuni uomini, non un uomo, alcuni uomini, penso anche un bambino piccolissimo e una bambina. Bambino, magari, quello che sente qui stasera. Bisogna indicare il bambino che è così, e potrà poi ritornare in futuro per creare quel luogo di cui tutte e tutti abbiamo bisogno. Comunque ringrazio tutte e tutti voi che avete partecipato e spero che ci sarete anche ai prossimi incontri. Ringrazio, e gioco forza a fare ringraziamenti naturalmente, il dirigente scolastico Paolo Tattei, che ha concesso l'utilizzo di questa magnifica sala e che è qui rappresentato dal vicepreside dell'Istituto Olivieri, professor Filippo Ronchi, che ci ha voluto onorare per la sua presenza e ci fa molto contente e contenti, penso. Ringrazio per il patrocinio che ci è stato concesso dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Brescia, dalla presidenza, anzi dalla presidente dell'attuale Consiglio Comunale di Brescia, Simona Bordonani, dalla consigliera di parità Anna Maria Gandolfi, che è qui presente, che si è iscritta all'iniziativa e avrà l'attestato di partecipazione naturalmente. Ringrazio Alessio Miceli, che è un esponente di spicco dell'Associazione Maschile Plurale, che inaugura appunto come relatore il ciclo di incontri in calendario, tutti voi avete il calendario. Allora, ci si potrebbe chiedere qual è il filo conduttore di lei e lui, poiché al di là, come dicevo prima, dell'interfacciarsi dei due pronomi di genere diverso, lei e lui, il sottotitolo diciamo, dell'interfacciarsi
facciamo, in sintesi, che il segno distintivo dell'intero ciclo potrebbe essere quello dell'ambivalenza, a partire dall'immagine che fa da sfondo alla locandina, che è una figura ambigua. Ogni parola del vocabolario umano porta con sé la possibilità di intersezione con il suo significato opposto. Dunque, per quanto ci riguarda, per esempio, la E commerciale che unisce lei e lui indica correntemente un'unione di affari, ma può indicare anche un'unione più stretta, un sodalizio affettivo. Solitudine, visto che come radice ha solus, può indicare l'angoscia dell'essere soli, ma indica anche unicità, solus, unico come sappiamo dal latino. Relazione e conflitto appaiono termini contrapposti in antitesi secondo il significato comune, però anche relazione può avere una connotazione distruttiva, mentre conflitto, quando c'è una mediazione, ha una connotazione, può avere una connotazione naturalmente costruttiva. E arriviamo ai due termini più complessi, giochi e catastrofi, magari non si capisce bene, dico subito che sono stati usati così in maniera più evocativa che altro. Giochi e catastrofi, dalla teoria matematica di tanti giochi e catastrofi, questi termini sono passati a indicare delle tecniche e delle teorie psicologiche. Noi li abbiamo usati, così dicevo prima, evocativamente come metafore. Quindi il termine che preferiamo è ambivalenza, nel senso di cambiamento di prospettiva. La figura ambigua che abbiamo usato indica proprio la possibilità di vedere un aspetto o l'altro a secondo della prospettiva. Come donne e uomini, adesso concludo con questo con le buone intenzioni, dobbiamo cercare il cambiamento, procedendo però inevitabilmente per tentativi e errori, ma dobbiamo, questo dico, con serietà e convinzione pretenderlo fuori e dentro di noi, per trasformare il mondo che comunque, sappiamo tutti, a prescindere in trasformazione, malgrado noi, ma magari grazie anche a noi. Perché sta a ciascuno, ciascuna di noi fare un pochino più bello, e non più brutto, secondo l'etica della responsabilità individuale e non solo delle terapie compassionevoli. Noi come Casa delle Donne siamo un'associazione di volontariato, ma la nostra è un'associazione politica nel senso più profondo del termine, e di questo naturalmente parlerà. Trasformare in azione è il titolo forte indicativo di una precisa scelta di campo del saggio a cura di Salvatore Deiano e Massimo Greco, che voi potete vedere appunto nel tavolo, in cui è presente anche un contributo di Alessio Liceli che costituirà il tema del suo intervento di stasera. Devo dire che l'espressione un'amicizia politica a Milano si presta ad essere equivocata e in effetti è stata in alcuni ambiti anche istituzionali un po' equivocata, perché vi si può e vi è stato attribuito il significato convenzionale per indicare, per identificare pratica politica con pratica partitica, ma non è sicuramente questo il significato dell'amicizia politica a Milano, non c'è amicizia con Pisapia. Non è di quella che parliamo stasera. E quindi è usato riconducendo il termine politica alla sua etimologia, cioè polis, cioè piena cittadinanza. Però sarà Alessio Liceli a entrare nel merito e a spiegarci il senso di questa espressione così in corso. Magari posso rompere i portali stamattina.
veramente due minuti per portare il saluto del dirigente scolastico che oggi era impegnato essere qui. Devo dire che è una soddisfazione per il nostro istituto essere per il secondo anno consecutivo la sede dell'iniziativa. Sì, una mostra, poi alcune nostre classi hanno collaborato per l'elaborazione della tenda della Casa delle Donne, quindi è un rapporto che si mantiene, come anche gli istituti scolastici possono aprirsi alle esperienze insomma più vive, più interessanti della cultura cittadina ed essere un punto di riferimento, quindi un ringraziamento a tutti voi che avete scelto come luogo dove tenere i vostri incontri. Grazie. Allora, il titolo di questa rassegna, capite che era, come dire, breve cenno sull'universo, perché lui attraverso ogni campo della vita, ogni campo delle relazioni, e quindi mi ha dato da pensare su come impostare. Poi ho scelto il pezzo, il contributo che ho scritto per questo saggio, che viene dall'esperienza dell'associazione maschile plurale, forse la conoscerete, dico adesso ovviamente che cos'è, perché questo grande titolo, un'amicizia politica a Milano tra uomini e donne, questa amicizia contro la violenza maschile sulle donne, riporta la questione della violenza fuori, diciamo, da come viene trattata comunemente, e adesso vedrete se riesco a rendere un pochino questo racconto di come vi porto buone notizie su questo fronte. Cioè, naturalmente si parte da una realtà drammatica, quella della violenza maschile sulle donne in Italia, però su questo vi racconto un'esperienza sostanzialmente di amicizia, appunto di amicizia tra donne e uomini, alcune donne, tante donne, pochi uomini, bisogna dire ancora, però questo apre le porte veramente a un cambiamento, e la considerazione di questa violenza di cui parliamo è una considerazione di relazioni quotidiane, di vita ordinaria tra donne e uomini. Quindi ho pensato che questo potesse essere il centro, un centro perlomeno di gravitazione di questa riflessione sulle relazioni tra donne e uomini. Se parlare della violenza vuol dire parlare a tutto campo, a tutto tondo delle relazioni tra donne e uomini. E io il racconto che ho da farvi è un racconto in cui donne e uomini su questo hanno provato e stanno provando a fare un percorso comune da 4 anni, 5 anni, 4 punti. Ecco, quindi questa è l'impostazione. Io vorrei portarvi questo percorso che alcuni uomini maschili plurali, tra cui io stesso, e le donne nella Casa delle Donne Maltrattate di Milano, cioè il più grande centro antiviolenza che ci sia in quella città, ma il più grande anche in Italia, hanno intrecciato tra loro, anche dopo tanti anni in cui non ci si parlava di queste cose. E quindi in questo senso è un'amicizia politica, un'amicizia che avviene proprio fra lei e lui, nel caso specifico me e Marisa Guarnerio, che lì è nato questo intreccio. Però poi si allarga la città, non è più soltanto un campione di stimarsi, di riconoscersi, di portare anche affetto a quella persona che riceve individualmente, ma che questo diventa l'apertura a che altre donne, altri uomini in quella città si ascoltino, si parlino, mettano insieme le loro parole, grattino sotto la superficie della violenza e ci trovino nella vita di ogni giorno, le relazioni che viviamo in diversi contesti, da quando siamo piccoli, da quando veniamo al mondo, fino a tutto il resto delle nostre vicende relazionali. E questo a me sembra un avviso del possibile superamento della violenza maschile contro le donne. Cioè, io penso per questa via che la possiamo superare. Questa è la buona notizia, insomma. Naturalmente non dico oggi la violenza è finita, sarei un pazzo, però dico, io assisto personalmente.
personalmente vivo l'esperienza in cui quel modo di relazionarsi tra donne e uomini veramente fa una breccia in una cittadina. Quindi non è soltanto andare in tribunale, andare a una stazione di polizia e denunciare, andare in un ospedale, formulare tutte cose necessarie che dove accade la violenza, ma risaliamo la catena, siamo molto prima di queste situazioni che sono già andate, no? In una città si solleva seriamente una discussione da parte di donne e uomini ordinari rispetto all'ordinarietà di queste situazioni. Allora io vivo in la possibilità di una polis di una città che vuole cambiare, cui alcune donne, alcuni uomini vogliono cambiare. Se questo discorso riesce a lievitare in una città, in più città, probabilmente rimettiamo mano alla nostra cultura delle relazioni, alle nostre immagini delle relazioni. E a me, non solo a me, questa sembra la via maestra del cambiamento, cioè cambiare noi stessi nelle relazioni che viviamo, che questo possa diventare un lievito di un'altra cultura rispetto a quella dominante, patriarcale, quella, insomma, dove ci sono ancora forti tassi di oppressione, se vogliamo. Allora, ho scandito in 5 passaggi questa relazione, poi mi appoggio anche sul libro. E il primo titoletto è Lei e lui si conoscono e si scrivono. Io ho incontrato Marisa Guarneri, che è una delle fondatrici della Casa delle Donne, qualcosa come direi 6-7 anni fa. Intanto la nostra attività di maschile plurale in questa rete associazione di uomini andava avanti e sono cominciati dei invii reciproci a presentazioni di libri, a convegni, a incontri pubblici come questo, intorno al 25 novembre, all'8 marzo, quelle ricorrenze lì. Nasce una certa stima, una certa voglia di interagire. Io lo chiamerei un desiderio, anche qua, anche questo è un desiderio politico, cioè il desiderio che delle persone presenti nello stesso posto, nella stessa città, hanno di intrecciare di più le loro visioni, le loro immagini, le loro parole. Cominciamo reciprocamente ad invitarci a queste occasioni e poi io scrivo una lettera, propongo a Marisa di scrivere ciascuno dei due ad altre donne, ad altri uomini. Vi riporto soltanto pochissimi passaggi di quello che scrivo io, ormai nel 2009. Care donne, tanti e uomini, pochi, attivi, contro la violenza maschile sulle donne, con questa lettera esprimo un forte desiderio nei vostri confronti. Si parte da un desiderio che ho già manifestato a Marisa Guarneri, amica e donna di riferimento a Milano per l'antiviolenza sulle donne. Quindi l'idea è di coinvolgere altre e altre. Vi ho incontrati in riferimento a diversi ambienti, contesti dell'antiviolenza sulle donne. Vi cito, vi risparmio adesso l'elenco, ma sono tanti i posti fa antiviolenza. Siete donne e uomini consapevoli e vi spendete contro la violenza maschile sulle donne con passione e cultura del vostro lavoro, all'interno delle associazioni, delle professioni, delle istituzioni. Però c'è qualcosa di decisivo che manca. Manca un salto politico su questo tema. Chiaramente non è la politica dei partiti, è quella che possa investire una città intera, una società intera. Manca un salto politico su questo tema. Nonostante i numeri delle violenze riconosciute siano quelli di una guerra civile, e il sommerso 10 volte tanto, ogni violenza su una donna rimane un fatto a sé. Non diventa mai un problema dell'intera comunità, e ancor meno, mai e poi mai, una responsabilità della nostra cultura maschile dominante. Muore una donna, muore un'altra donna. La prevalenza delle notizie, di queste notizie le diciamo cronaca, sempre come un fatto a sé, sempre come un fatto isolato, non da parte di tutti i giornalisti e giornaliste. Adesso c'è chi la racconta più per quello che è, cioè io a me personalmente piacerebbe leggere in politica queste cose, non in cronaca, perché qualsiasi categoria di persone che collettivamente venga presa di mira e veda morire più di 100 di queste persone all'anno, poi ditemi se non è una questione politica. Però le donne, i cosiddetti femminicidi, li leggiamo sempre noi, quasi sempre noi. Per questo, il desiderio e l'invito che vi rivolgo è quello di incontrarci, con l'idea di costituire un gruppo aperto. Una comunità di esperienze da
una città a partire da quella colonia. Mi fermo qui, Marisa scrive anche lei la sua parte di lettera, che indirizza alle donne, prevalentemente, io mi rivolgo di più agli uomini delle reti che conosco, e si forma un tavolo. Si forma un tavolo non istituzionale. Quindi il primo passo è la conoscenza ed è questa voglia tra un uomo e una donna di fare succedere qualche cosa, di mettersi, di incontrarsi, di incrociare, di tessere le immagini che ci siamo fatti della violenza. Della violenza, ripeto, quella ordinaria, non quella ormai esplosa. Secondo titoletto, lei e lui si riconoscono, cioè si parte da una conoscenza. Poi io dico che arriviamo a un riconoscimento. Infatti in questo contributo il primo titoletto che trovate era desiderio, parte da questo desiderio di relazioni migliori. Si arriva a un riconoscimento. Perché dico riconoscimento? Perché evidentemente dietro questo lei, questo lui e questa lei ci sono dei mondi. Piera ha dato prima qualche notizia sulla Casa delle Donne di Brescia. È evidente che quello che lei porta viene da questo mondo, non è un determinismo, ma insomma fa parte di un ambiente che si è mosso in un certo modo, dice dal 89 in avanti. La Casa delle Donne maltrattate esiste dall'86, credo sì. Non so se sia il primo centro di violenza in Italia, ma basta che da là sono passate 25.000 donne abusate, che ne hanno ospitate 600, sono andati l'anno scorso 600 nelle loro case rifugio, e quindi è questa esperienza che sta dietro quella donna che io incrocio, stimo, mi porto affetto e con cui chiedo di parlarci anche al di fuori delle ricorrenze che danno visibilità. C'è questa esperienza, e questa esperienza è un'esperienza di relazione tra donne, cioè succede che delle donne si curano con altre donne dalla violenza subita purtroppo da tanti uomini, non da tutti gli uomini, altrimenti non staremmo qui a parlare, cioè evidentemente nell'esperienza maschile non c'è soltanto il segno della violenza, però ci sono tanti uomini che la commentano e tante donne la subiscono. Quelle donne hanno trovato la soluzione della relazione tra donne, che va sotto il nome di metodologia dell'accoglienza, a un certo punto viene teorizzata, viene portata anche in altre città e diventa fertile anche per altri centri antiviolenza. Oggi la rete DIRE, Donne in Rete contro la Violenza ONUS, conta oltre 60 centri antiviolenza in casa delle donne che più o meno adottano questa metodologia che viene, di cui fate parte anche voi, che viene dal movimento. Quindi non c'è soltanto la terapia come paradigma sotto, il soggetto debole e valorato, no, c'è la consapevolezza di questa relazione tra donne che questo diventa un principio di cura, non nel senso sanitario, ma del prendersi cura, dell'abbracciare il disagio di questa donna in stato di disagio e di accompagnarla in un percorso uscita dalla violenza. Questo percorso era completamente separato da quello di cura. Perché gli uomini di queste cose non si occupavano? Perché gli uomini rispetto a queste cose qua per più mostrano solidarietà, sono d'accordo, bravo, in questo senso. Però io non sono al corrente fino a un certo tempo, a un certo momento, di uomini che invece di questo facessero parole, che facessero loro iniziative, che mettessero in discussione la propria stessa cultura di riferimento, quindi se volete la tradizione che ci hanno consegnato i padri, padri dominanti e tratti loro. Maschile e plurale invece vengono questo mondo di riferimento che è il mio, è stata prima una rete di piccoli gruppi spontanei di diverse città, poi nel 2007, un'esperienza che ha 20 anni e più, e poi questi piccoli gruppi si sono conosciuti e hanno prodotto l'associazione Maschile e plurale più spinta alle proprie iniziative. E cosa facciamo sostanzialmente? Qual è il pensiero importante? È quello appunto di tenere vive le relazioni con le donne anche quando sono state, sono effettivamente conflittuali, con la differenza di me
fuori, quando cerchiamo di discutere i punti di vista di due soggetti diversi, i desideri e le proprie traiettorie della vita, e anche ripensare la nostra maschilità, cioè che vuol dire ripensare agli affetti, alla sessualità, alla paternità, al corpo, a come stiamo al lavoro, a come stiamo in politica, i nostri ruoli, la nostra condizione, i nostri sentimenti, il nostro corpo, se ci pensate è tutta la vita. E, allora, chiudo con questo titoletto, questo discorso. Il secondo passaggio è riconoscersi, cioè io direi che dopo gli anni 70 in avanti, dopo che alcune donne dicono qui dobbiamo fare da sole, perché corrispondenza nel mondo degli uomini non ne troviamo, non ce n'è, quasi troviamo alcuni uomini disponibili alla relazione, ma come sistema no. Ecco, allora si è prodotto un movimento non numeroso, non è un movimento in termini sociologici, però ci sono alcuni uomini in movimento che si parlano, si riconoscono tra di loro, che non stanno più in quella pretesa, in quella posizione come di aspettativa rispetto alle donne di essere cattive, insomma, di essere dominanti, di avere una parola, di avere posizioni di potere, di dettare leggi, di comandare e così via. Ma cercano invece, come dicevo, un altro posizionamento. Questi due mondi si conoscono, si riconoscono. Secondo me succede qualcosa di diverso da quello che è stato quel movimento probabilmente necessario della separazione, del separatismo. E lo dico da uomo, cioè io credo proprio che sia necessario. Certo, poi le pratiche cambiano, i periodi cambiano, bisogna vedere oggi che cosa serve. Però quelle donne che hanno preso le loro posizioni, che hanno fatto per esempio i loro centri di violenza, che hanno fatto confronto le loro iniziative, sicuramente hanno dato una scossa importante a quel modo di essere uomini rispetto alle donne. Alcuni uomini hanno ripensato e stanno ripensando a se stessi, alle relazioni con la libertà, con la nuova libertà delle donne, e si produce questa relazione. Ci siamo visti per due anni al ritmo di una volta al mese. Abbiamo chiamato per questo tavolo, sono passati quindi uomini e donne attivi nell'antiviolenza, potevano essere appunto la sindacalista, il sociologo, l'insegnante, la donna, il magistrato, l'avvocato, l'avvocata che patrocina le cause che non abbiamo trattato, la persona che lavora invece nei percorsi relativi agli uomini non trattanti, quelli che vanno nelle scuole a parlare con i ragazzi e le ragazze. Quindi sono passate alcune decine di persone, poi il gruppo si è stabilizzato un po' meno di quello, sono stati 12-15 che c'eravamo sempre, però ecco, una cosa è già successa, in questo modo, questo che chiamo riconoscimento e relazione. Da questo punto di vista devo dire che per me questa esperienza di racconto è più di una rete. Le reti sono importantissime, sono necessarie, in tutte le città in cui parliamo di antiviolenza viene sempre fuori questo discorso della necessità di fare rete, per carità, è molto importante. Però le reti si fanno non sulla base anche delle relazioni diciamo proprio interpersonali, come dire, chiami una sigla, ci devono essere il commissariato, l'ospedale, e gli altri pezzi attivi nella città, nel campo dell'antiviolenza. Si chiamano delle sigle, non si chiamano delle persone, non si chiamano dei nomi delle donne. Anche noi abbiamo chiamato delle persone attive nell'antiviolenza, non il primo passava di là. Però in quanto quello lì o quella lì lo conoscevi e avevi stima e l'altro ne portava a te, e quindi anche questo tipo di conoscenza e di riconoscimento fa funzionare in un altro modo quel discorso, la relazione. Da questo punto di vista, per non essere autoreferenziale, vi dico anche che l'ultima ricerca di cui io sono a conoscenza nella regione Lombardia, quella del 2009, commissionata da Riva, cioè dal Consiglio regionale della Lombardia, la curatrice, che sia la sociologa Sonia Stefanizzi, parla invece di interdipendenza competitiva nelle reti. Interdipendenza competitiva vuol dire che quando le reti sono fatte in quella maniera invece un po' romantica, un po' neutra, cosa succede? Succede questa competizione per giudicarsi cosa? Un po' di visibilità in più, un po' di risorse in più per comparire più alla
pare che l'antiviolenza è un principio di qualità che dentro una rete la fa funzionare 100 volte meglio, maggiore attenzione ai bisogni delle donne. E potrei fare una serie di esempi su questo, se volete poi ne riparliamo. Per esempio l'appunto lì, non so voi come la pensate rispetto all'obbligo di denuncia, però se una donna si presenta presso un posto di polizia, non accede ai passaggi successivi se non denuncia. Se una donna va invece presso un centro antiviolenza di questo tipo, come quelli che vi ho riportato, non incontra subito l'obbligo di denuncia. E ha la possibilità nella relazione di decidere assieme naturalmente all'operatrice eccetera quando sarà pronta a denunciare, e questo capite che è un principio molto molto diverso a proposito delle relazioni, insomma, che davvero stare al percorso che sta facendo quella donna, soprattutto in un paese che poi quando denunci non è che ti prende in carico integralmente, seriamente e fino a quando il bisogno sia soddisfatto. Vado oltre, ma poi sempre ciascuno di queste cose che approfondiamo. Quindi, abbiamo detto che lui si conoscono, si scrivono, si riconoscono, cioè si supera quel divario che si era creato tra il mondo degli uomini e quello delle donne, c'è questa disponibilità nuova dopo anni, dopo decenni, a mettere insieme le proprie immagini e pratiche dell'antiviolenza, e poi si parla. E questo parlarsi senza la fretta di uscire sui giornali, di fare un comunicato stampa, di andare in televisione, di avere chissà quale visibilità esterna, questo parlarsi con tutto il tempo che ci vuole, con tutta la disponibilità che ci vuole, dura 2 anni, a ritmo, come vi dicevo, di più o meno di 1 volta al mese. E come ci si parla? Allora io direi questo, ci siamo parlati in fiducia. Cioè, ma quasi da subito, dal primo, secondo incontro, dal primo incontro abbiamo cominciato a parlare un po' delle storie che conoscevamo, ovviamente senza fare nomi e cognomi di persone conosciute, però partivamo da casa. Dal secondo incontro già stavamo parlando di noi stessi, cioè anche di partire da sé, come si dice in ambito di movimento delle donne, cioè anche cose che ci erano successe, che ci avevano fatto pensare, anche amici, parenti, familiari, includere se stessi anche in questo discorso sulla violenza e sull'antiviolenza, cioè su quali sono i segni profondi che possono farci comportare in un modo o in un altro nelle relazioni. Per questo ci vuole fiducia, cioè di fidare dell'altro per poter rivelare pezzi importanti della tua esperienza, per poterti confidare ti devi fidare. Allora, ci parliamo di fiducia, ci parliamo, come ho detto, a partire da sé, e ci parliamo per una trasformazione. Cioè, il parlare lì non è un parlare al fine, così posso dire, semplicemente di una descrizione. Queste donne, questi uomini di cui sto parlando, puntano a un cambiamento, a un superamento, torno a dire a una trasformazione. Questo libro, per esempio, si intitola Trasformare il maschile. La richiesta è quella del cambiamento. Non vogliamo restare alle relazioni che abbiamo trovato, che ci sono state consegnate. E di cosa abbiamo parlato? Allora, dicevo prima, dopo un po' non abbiamo parlato più di violenza, come se per parlare in profondità della violenza si dovesse andare appunto più giù e si dovesse parlare delle relazioni, dicevo già in apertura, di vita quotidiana e delle loro radici, cioè di come in quelle situazioni lì che poi possono esplodere in violenza, in quelle situazioni abbiamo anche altre possibilità. Abbiamo anche altri segni dentro, di atteggiamenti, di comportamenti, di gestione possibile di queste situazioni. E allora, vi dico, adesso vi faccio un attimo su quello che ho scritto qua, appunto, delle relazioni dall'inizio alla fine, o forse dalla fine all'inizio, nel senso che abbiamo cominciato dalle separazioni, abbiamo cominciato da quelle. Quelle sono le situazioni più difficili di tutte, sono quelle in cui la ferita originaria si ripropone e in cui purtroppo più donne muoiono in Italia per gli uomini, cioè sono le situazioni di separazione, di abbandono, dei rifiuti non accettati da parte degli uomini,
portano in più delle volte a queste uccisioni. E poi da lì però siamo andati indietro, quindi dalle separazioni a quando c'è conflitto nella relazione, spesso per il controllo della relazione stessa, e poi ancora indietro, allora dell'inizio delle relazioni, cioè se le relazioni hanno, tante relazioni hanno dentro un principio del controllo, sotto quale segno è iniziata una relazione? Era già leggibile il fatto che ci fosse questo segno? E poi, come spesso si tende anche a replicare questo copione in una relazione, molto facile che delle donne, per esempio, ci raccontavano, le donne al centro antiviolenza ci raccontavano di come è facile che le donne che usufruiscono di questo percorso al centro antiviolenza raccontino il fatto di aver ripetuto il loro schema, il loro copione con altri partner nuovamente. E quindi poi per questa via si risale con le impronte, con il calco profondo che sono legati familiari, quindi le figure bellissime della madre, del padre, ma senza psicologizzare troppo, cioè non avevamo una griglia freudiana o italiana o lacaniana nel nostro discutere, cioè, per quanto ci fossero anche delle competenze, ma non era su cui piano, proprio si raccontava l'esperienza anche delle proprie relazioni ai genitori e di quante altre storie si conoscevano in questa chiave. E poi si arrivava a questo modo, diciamo, del legame ambivalente, appunto, cioè il modo della dipendenza dall'altro, se ti leghi con un'altra persona, in qualche modo effettivamente dipendi anche da questa persona, però insieme la necessità di salvare la propria autonomia e di come queste spinte opposte appunto al legame e all'autonomia si possano tenere insieme in una relazione oppure diventino insostenibili e producano quelle reazioni che poi denominiamo come violente. Allora, parliamo di tutte queste cose, io naturalmente adesso potrei riportarvi qui la ricchezza di tutto questo dire. Ogni incontro dura, sì, 2 ore, a volte 3 ore, a volte, insomma, ce ne andavamo ancora parlando, per dire che c'è sete per donne e uomini di incrociare le proprie immagini, il proprio racconto, diciamo, però con questa qualità del racconto, dell'ascolto con altri. Io infatti sono molto grato, cioè mi sono portato sempre dietro un senso di gratitudine verso quei compagni di viaggio, perché non sono tante le situazioni in cui da adulti ci si può raccontare così scopertamente. Però vorrei fare due casi di cosa mi ha tirato fuori, che magari ho pensato di fare uno zoom. Uno proprio sulle separazioni, perché sono i casi più difficili e su cui si produce più violenza. E un altro di Antigena, un altro pezzo che è sempre in questo libro di Marco Merio, che è un caro amico e uno di quelli che ha fondato l'Associazione Maschile Plurale, sui padri, sul rapporto lui-lei quando sono padre e madre, e sulla gestione della paternità a fianco alla madre. Allora, inizio da quello che ci racconta Marco De Rio su questa difficile posizione, però molto ricca, anche dell'essere padre accanto alla madre. Allora, vi leggo qualche riga. Nell'esperienza di Marco e Chiara hanno un bambino piccolo, Mattia, che adesso ha qualche cosa come un anno, quindi è un'esperienza molto fresca. Nell'esperienza della gravidanza di mia moglie, nel primo anno di vita del movimento di nostro figlio, ho visto confermare e anzi amplificato il senso della differenza tra i due percorsi genitoriali. Percorso del divenire padre è anzitutto un percorso di ascolto e accompagnamento della madre. La qualità della paternità nasce attraverso questo ascolto e questo approssimarsi verso l'esperienza femminile di un corpo che cambia, si trasforma, alleva insieme a me.
Quindi innanzitutto lui ci dice di questo stare accanto a lei che sta facendo la madre, di questo accompagnare, di questo non essere lei, ovviamente, voi mi direte, certo, è una banalità, però questo porta a un vissuto che adesso ci racconta lui stesso. La potenza della relazione madre-figlio continua anche dopo la gravidanza. Sentite il racconto che fa proprio del parto, che lui ha assistito al parto. È stato straordinario osservare il mutamento del rapporto tra loro. Le ostetriche hanno accompagnato fuori con Dio e l'hanno posato sulla pancia di Chiara, che commossa diceva: amore, amore, amore mio, amore, vieni, vieni qui, oddio, ciao, ciao, vieni, ciao tesoro, ma chi sei? Vieni dalla tua mamma, ciao amore mio, mio Dio, sei proprio tu, amore, proprio lui. Questo è ciò a cui lui assiste. In quel momento, mentre lui, ho visto un rapporto interno e introverso diventare esterno ed estroverso. Ho visto due esseri riconoscersi e ricercarsi in una forma nuova. Pochi minuti, il bambino stava già succhiando il seno della madre, mostrando che l'istinto lo guidava già nella ricerca dell'essenziale. Questo è il fatto che succede. Guardate cosa dice adesso lui come vissuto suo. Quello che come padre ho osservato è la strabiliante potenza trasformativa e procreativa materna, che rende al padre, nel migliore dei casi, un senso di grande ammirazione e nel peggiore un grande senso di inferiorità. Quindi questo vissuto di tanti padri, prendete soltanto il fenomeno di padri separati, 4 milioni circa di padri separati in Italia, fin qui non c'è niente da eccepire, però se vi fate un giro in rete, per esempio, a vedere un po' il linguaggio di queste associazioni di padri separati, è molto duro, è molto rivendicativo, è molto aggressivo, ci sono delle sacche di sofferenza molto molto elevate, che non vuol dire individualmente quel padre lì non può avere ragione nelle sue rivendicazioni rispetto a quella madre lì, ci mancherebbe altro, lì bisogna vedere caso per caso, però ripeto, come linguaggio, come sistema, come mentalità complessiva, ci sono dei conflitti molto, molto aperti e che sono delle bombe alla soglia, cioè che poi possono esplodere da tanti casi di violenza, se il vissuto è quello di questa potenza materna che ci racconta Marco. Marco ce la racconta in positivo, perché ne parla con ammirazione, ne parla con calore, ne parla con questa capacità di stare, di accompagnare questo percorso, ma dice anche questo vissuto può rigirarsi nel senso di inferiorità, di essere all'altro e quindi non essere importante, di essere tagliato fuori dalla via del madre-figlio. E infatti poi dice, il mondo emotivo dei padri è un territorio ancora poco esplorato, ma l'avventura dei padri è anche a fare esperienze di emozioni forti, sconosciute, viscerali. Per tutti i primi mesi quello che puoi comunicare come padre lo devi comunicare col corpo. L'amore, la serenità, la calma, la passione, l'entusiasmo, il gioco, lo scherzo. Il linguaggio del corpo che conta. Più è ricco e più il bambino comunica con te. E poi va avanti e lo lasciamo qui. Ma ecco, questa capacità di stare accanto alla potenza di quella donna che genera, di quel corpo generativo che non è il mio di uomo, questo è un nodo ancora molto forte, e molto poco, voglio dire, risolto, ma anche poco nominato. E invece lavora, perché questo senso della potenza materna è qualcosa che se può essere vissuto come esclusione in noi uomini. Probabilmente un'ipotesi in cui mi riconosco è che si faccia tanta violenza proprio sulle donne più care, non a caso, perché sono quelle che tra virgolette temiamo di più, sono le figure più potenti, a partire dalla figura della madre. Quindi sia come figlio che come compagno, una donna che genera e che ci ha generati, noi maschi, noi uomini siamo esposti a questo confronto con questa potenza, che è la potenza della donna e di quella donna che diventa madre, e anche per quelle donne che non diventano madre, comunque il loro è iscritta a quella possibilità. Ecco, allora questa riflessione, questo tipo di condividere tra uomini, questo tipo di riflessione del come stare accanto a questa
racconti di Marco come padre c'è anche tutte le possibilità che ha mio padre, cioè di come accompagnare sostanzialmente i figli nel mondo. Ve lo dico con una sola immagine, io ho una fotografia di quando ho tre mesi, due fotografie, una con mio padre e una con mia madre. Il gesto di mia madre è questo, un gesto di cui mi abbraccia, mi tiene, mi contiene, mi protegge, così. Il gesto di mio padre è questo. La fotografia lo fissa in questo gesto di elevarmi sopra la sua testa, probabilmente di farmi volare, ed è come è stato questo uomo nei miei confronti, cioè mi ha portato fuori, mi ha portato nei giochi, mi ha portato nelle avventure di bambino, andavo sulle sue spalle, volavo, mi ha portato dove non si toccava, eccetera, c'è una proiezione nel mondo. E da questo punto di vista, voglio dire, anche la presenza paterna è altrettanto significativa. Il punto è come tenerla insieme con quella delle donne in quanto madri. Scusate, ma sto parlando troppo. Cosa anche sulle separazioni, poi magari parliamo insieme. Sulle separazioni. Allora, sulle separazioni ho riportato, non ho riportato quello che ho detto altre persone, altre donne, perché naturalmente non volevo nemmeno in un contributo scritto, neanche non nominandole, però non volevo riportare esperienze così delicate come quelle delle separazioni altre persone. Però ciascuno di noi probabilmente ha fatto un'esperienza che si è interrotta, un'esperienza importante. E allora io qua riporto un paio di cose che ho vissuto io, un paio di situazioni che ho vissuto io. Per dire però quello che ho preso, e per dire di come a quel tavolo lì, di donne e uomini che si confidano, che si parlano a fiducia e che tirano fuori le cose che ritengono importanti, di come tutto questo sia diventato un apprendimento. Allora, cosa posso dirvi dopo due anni di questa amicizia con queste donne e uomini, in questo modo di aver imparato sulle separazioni? Allora, il primo racconto che ho portato in questo senso è stato un racconto da me illuminante che mi è venuto da un sogno. Un sogno non è niente di pericoloso, no? Perché per definizione sono delle immagini, non è agito. Però questo sogno mi ha scosso, nel senso che mi sono reso conto di come delle immagini di violenza scorrono anche dentro di me. Allora, presto detto, la situazione era quella in cui io sono stato lasciato da una donna a me molto cara e ho fatto questo sogno di violenza nei suoi confronti. Questa donna era, nel mio sogno, era seminuda, era sdraiata, io invece ero in piedi, calzavo questi stivaloni che poi svegliandomi ho associato agli anfibi, all'ordine militare, quindi della forza. E appunto a un certo momento io vedevo dei calci molto violenti. Mi sono svegliato tornando di sudore, panico, come se, sapete, per alcuni sogni hanno proprio quella caratteristica come nella realtà, cioè non ti rendi conto che stai sognando. Ecco, allora, cosa, perché vi racconto questo? Perché ho raccontato a quel tavolo cosa ho imparato? Ho imparato quello che un po' già pensavo, le immagini. Queste immagini di violenza che mi hanno attraversato il sogno sono esattamente, potrebbero essere la cronaca di uno dei 124 femminicidi dell'anno scorso in Italia, la maggior parte dei quali proprio relativi a situazioni di separazione, dei figli, eccetera. Cioè non è diverso, lo leggiamo in cronaca e conosciamo le stesse immagini con la differenza che in quel caso sono state agite, mentre io non ho mai dato uno schiaffo. Però ritrovare queste immagini anche dentro di me mi segnala quali immagini noi abbiamo, a quali immagini noi siamo esposti, cioè quale galleria di racconti, di film, di quadri, di storie e di insegnamenti ci arrivano, in quale humus, in quale algoritmo culturale siamo immersi. Ecco. Però l'altro apprendimento, che se volete bilancia questo positivamente, è il fatto che io mi rendo conto anche che sono libero. Cioè io sono libero, siccome posso riconoscere queste immagini come immagini violente,
non sono tenuto a seguirle, non sono tenuto a crederci, non sono tenuto a identificarle, non sono tenuto a essere quello che queste immagini che vengono da molto lontano dal nostro mondo, almeno da 25 secoli, questa parte sono di più, siano, come dire, siano credibili, siano autorevoli. Io posso non solo fare diversamente, ma posso anche pensare e sentire diversamente. Quindi, attraverso quelle immagini si espone una rabbia, una frustrazione. La ragazza è seminuta, io ho un desiderio nei suoi confronti, quindi c'è un desiderio che viene frustrato, il mio, nei suoi confronti. C'è questa aggressione nel sogno, quindi la possibilità di usare la forza verso un soggetto che è fisicamente più debole. Così via. Però ecco, rispetto a questo retaggio che passa così, che scorre come un film, io posso lasciare andare, posso lasciare spirare, ripeto, anche come sentimento, anche come pensiero, non soltanto contenere immagini. Posso proprio essere un altro uomo, posso pescare un altro immaginario. E l'altra cosa che vi racconto invece è l'altro momento di separazione che mi sembra importante raccontarvi, è di quando invece anziché faccio l'esperienza anziché essere lasciato di lasciare io. Vi racconto questi episodi anche perché mi sembra molto importante farvi vedere cosa vuol dire raccontare di se stessi, non soltanto come dire qua, dire i numeri oppure fare l'esperto, insomma, cioè essere esperto basta un po' più spedire. Se ci si tira fuori, già le cose un po' cambiano. Allora, per questo vi racconto anche il caso in cui a un certo momento esco io da una convivenza e racconto al tavolo, come altri raccontavano le proprie esperienze, racconto cosa ho fatto. E quello che ho fatto è stato prevalentemente riprendere un po' il mio filo, cioè dire, vabbè, allora sono entrato in questa relazione, è successo questo e quest'altro, dal mio punto di vista non ho anche parlato con lei, e adesso a che punto sono, cosa devo fare, come mi rimetto in carreggiata, come diventano adesso, come si ricostituiscono le mie relazioni, che persona sono, dove vado, una ricerca di orientamento. Al tavolo mi viene restituita dagli altri l'idea che questo sia necessario, ovviamente un passaggio importante, necessario, per trovare il senso di sé, però anche che questo modo di decidere uscita dalla separazione sia anche autoreferenziale, cioè io rendevo conto a me stesso dell'uscita dalla relazione più che a noi che si era costituito in relazione. Allora la domanda è, ma come si esce dai rapporti? Fino a che punto nell'uscire da un rapporto andiamo in fondo, attraversiamo questo stadio della separazione fino a quando davvero la relazione è espressa? Da esprimere, e allora non c'è scritto da nessuna parte nel nostro mondo oggi, nel 2013, in questa parte del mondo, che noi dobbiamo restare per forza in una relazione esaurita, cioè che ha espresso tutte le sue potenzialità e possibilità. Però pensateci, abbiamo maturato la cultura delle separazioni tali da attraversare la relazione fino a quando anche si vada via? O piuttosto fuggiamo dalle relazioni, riprendiamo in mano la nostra, la tassa, ma non svolgiamo quello che abbiamo messo in campo in due. Ecco, questo trovo sia una cosa importante. Io trovo, per esempio, tutte quelle coppie che vanno a litigare in tribunale quando c'è il matrimonio in mezzo, non è molto diverso per le convivenze, tutte quelle coppie che vanno a farsi la guerra in tribunale, spesso sulla testa dei figli, quando tutto passa poi per richieste economiche esorbitanti e così via, sia la dimostrazione che nel nostro paese manca molto la cultura della separazione, che sarebbe questo attraversamento della relazione fino in fondo per riconsegnarsi il meglio che si può, per dire che siamo arrivati qua, cioè da dentro la relazione vogliamo il più che possibile il senso delle mie immagini, delle tue immagini, quello che è successo, dove siamo arrivati, delle potenzialità che abbiamo esplorato, di quelle che forse non ci sono più, e allora davvero l'uscita dalla relazione ha un senso anche qua civile non solo nel senso, significa del diritto civile proprio, cioè del
rispetto di quello che si è messo in campo uno di fronte all'altro. Mi fermo su queste cose delle separazioni, ma racconti così ne hanno sentiti 20, 30, 40, e alla fine veramente sapevo di più di quello che era successo a me, sapevo di più di quello che era successo a questi compagni e compagni di strada, e non mi sono permesso di raccontarlo perché non va bene, non si possono esporre i rivali di nessuno. Però ecco, non pensate che una discussione di questo genere in una città faccia cambiare la nostra cultura, la nostra immagine delle relazioni e di conseguenza la possibilità di gestirle in una maniera non violenta. Non è questo il punto, o almeno un punto importante. Cioè il fatto che dentro una città si possa, anziché, come si dice, lavare i tanti sporchi in famiglia, tutto il contrario, aprire perché ci si può fidare abbastanza degli interlocutori e interlocutrici e discutere come stiamo nelle relazioni. Adesso io sto dicendo della relazione intima, amorosa, ma moltiplicate per la relazione lavorativa, moltiplicate per la relazione politica, della politica, le forme politiche che abbiamo a disposizione, moltiplicate per i credenti come si sta in ambito di chiesa o di altre religioni, moltiplicate per come si sta nella sessualità, cioè tutte le forme di convivenza, ipotizzare che siano assunte, discusse, che ce ne riappropriamo in un altro modo che non sia quello del dominio di un soggetto rispetto a un altro. Allora il quarto passaggio, vado a chiudere, è come si raccontano nella città. Dopo questo discorso, un paio d'anni, senza fretta di uscire, e di microfoni, di telecamere, certamente è venuto da sé di dire, ma perché non andiamo fuori a dire qualcosa di questo genere? Vediamo come risuona, vediamo se altri movimenti a me possono prendere a riferimento un'esperienza così. E allora siamo andati a maggio del 2011 a Milano, dalla Camera del Lavoro. L'incontro si intitolava Uomini e Donne, darsi occasioni di verità, non la verità assoluta, quella che non raggiungiamo mai, però un'attenzione, proporsi di un'autenticità, ecco, come quella che sto provando a definirvi. E poi l'anno scorso, il 21 e il 22 novembre, invece il Comune ci ha dato una bella sala, un Palazzo Reale, quindi anche una buona visibilità nella città, e c'è stata la partecipazione, una buona partecipazione dove abbiamo raccontato l'esperienza di una volta in cui era arrivata a un convegno vero e proprio. Lì abbiamo invitato anche diciamo esponenti non solo di associazioni come noi, ma anche professionisti, anche uomini e donne delle istituzioni, che però ecco, non fossero lì a replicare l'esistente. Anche lì cercando di riconoscere quella persona, quell'uomo, quella donna, quel magistrato che aveva cercato di cambiare le cose che non andavano bene nel processo, che aveva cercato di fare formazione anche per gli altri giudici, l'insegnante che ha promosso percorsi per le scuole in un certo modo e così via, sempre sotto questa insegna del cambiamento, dell'attenzione al cambiamento, trasformare le relazioni, trasformare il maschile dalla nostra parte di uomini. E chiudo davvero dicendo che secondo me questo modo di parlarci è un parlare di movimento, a parlare di movimento, se vogliamo restare nel linguaggio della politica, e io mi sono domandato molte volte anche personalmente qual è la motivazione ultima che mi spinge. C'è senz'altro il tasto della giustizia, cioè che non è giusto proprio quello che succede a questo livello della violenza di tanti uomini su tante donne. Però devo dire la verità, io la domanda dentro di me a cui risponde più profonda di così, ed è una domanda di felicità. È una domanda di felicità, cioè è una domanda di relazioni migliori, di vivere meglio, perché io stesso uomo, dentro le relazioni che mi hanno consegnato quei certi padri, quelli immersi nella cultura del dominio maschile, non mi fa vivere bene, cioè egoisticamente io in quelle gabbie lì non vivo bene, non amo abbastanza, non condivido abbastanza, non sono, come dire, non sono libero di esprimere veramente le mie emozioni e così via. E invece all'interno di una cultura come quella che sto cercando di descrivere, io stesso come uomo mi trovo più libero di essere uno di due soggetti,
sguardi, desideri e quant'altro. E questo mi apre a delle occasioni di vita molto più ricche, molto più belle, voglio stare molto più emozionante, appassionante, e si delibera. Ecco, ci si riappropria come noi di parti di sé che erano sacrificate a questo ruolo appunto di guardiano notturno di quella che è accanto, del controllore, del domus. Possiamo essere altro da questo e possiamo vivere meglio di così. Ecco, adesso se volete intervenire su queste cose o altre, come voi, lascio il tempo che c'è. Bello e anche molto ottimista. Una delle cose che lei ha detto,
lei ha detto, quando ha fatto quel sogno che l'ha turbato, che lei può scegliere non solo di non agire in quel modo, ma anche di non pensare in quel modo e pescare un immaginario diverso della sua verità, diciamo, della sua relazione di coppia con una donna che lo lascia. E io penso che questo possa essere realmente possibile se un uomo è adulto e molto consapevole. Mi chiedo invece, per un giovane, un ragazzo molto giovane, in un contesto sociale e culturale come il nostro, che da questo punto di vista è molto degradante, come faccia un giovane a crescere con questo germe di scelta dentro di sé? Perché io non sono molto ottimista, nel senso che la cultura italiana, così com'è, soprattutto diffusa dai media, diciamo mainstream, non va assolutamente in questa direzione. Cioè, i nostri giovani sono bersagliati di immagini di uomo potente in quanto uomo aggressivo. Fin da piccolissimo, fin nelle pubblicità dei giocattoli, per dire, dove il ragazzino è sempre rappresentato con espressioni arrabbiate, con grida, con movimenti di violenza. E quindi questo da una parte, più la scuola molto carente, non per colpa sua, ma per colpa delle scarse risorse economiche. Mi domando, un ragazzo che cresce in questo clima che tramanda violenza, come possa arrivare a pescare un immaginario diverso? Se non ci arriva, magari troppo tardi, quando ormai è un adulto, come si può colmare lo spazio di tempo che va dalla sua giovinezza alla sua consapevolezza? Perché se lei mi dice che esistono invece questi geni di ottimismo che si possono trovare, io sono contenta e la ringrazio per il che mi fa vedere. Anch'io mi riallaccio a tutto ciò che ho sentito. Silvia, allora, credo che anche gli uomini devono fare i conti con la loro invidia di fondo, cosa che, con la quale noi abbiamo tanto i conti. Però vorrei ritornare dal discorso della separazione. L'esperienza che io provo portando le mie attività nella casa delle donne è di incontrare tante donne che o vogliono separarsi o si stanno separando o hanno deciso di separarsi, mentre loro chiedono come rendersi autonome, cioè come diventare padrone della loro forza, quindi cercano lavoro, cercano autonomia. Ecco, gli uomini invece hanno l'impressione che vogliano che noi studiamo ancora il terreno per scoprire il loro nuovo io. Faccio degli esempi molto banali, probabilmente. Sento delle donne che dicono, soprattutto quando ci sono i bambini, sì, ma quando i bambini vanno da papà, io comunque gli devo dare un zainetto con dentro i vestiti per cambiarsi, puliti. E alcune dicono addirittura di arrivare a portare dei piatti già pronti. Oppure vogliono dalla mamma che dica al papà come divertire i bambini, come portarli, come aiutarli, eccetera, eccetera. Qualcuno, mi ricordo una che mi ha perfino detto, tre figli. Sì, ma lui non ha ancora comperato il divano letto. Quindi dormono in quattro, non ci sono letto. Cioè, delle cose. È come se gli uomini davvero ancora a noi chiedano di spianare la strada per scoprire questo io affettivo, emotivo, con il quale loro non hanno fatto i conti. Noi non abbiamo fatto i conti con la parte lavorativa, per esempio, la parte del fare. Però adesso le donne la vogliono assumere questa parte, difatti loro ci chiedono come diventare una donna loro. Io non lo so gli uomini, cioè veramente, perché continuo a vederne comunque molto pochi in giro, molto pochi che vogliono davvero interrogarsi, come fate voi probabilmente in questi gruppi, sul loro modo affettivo, come vivono. Perché fare i conti con l'invidia di fondo penso che sia un problema importante. Cioè noi per alcuni aspetti siamo più potenti, per alcuni aspetti, e gli uomini per altri. D'altronde il mondo è fatto così,
sia un passaggio che tu hai fatto, in cui dici gli uomini devono imparare a fare i conti con la libertà, che le donne hanno conquistato, con la libertà. Allora credo che la differenza sia quella che noi a fare i conti con la vostra libertà ci abbiamo imparato un po', hai capito? Per questo che siamo più avanti, perché questo conto l'abbiamo già fatto. La separazione è quando arriva, come dicevo Viela, non arriva mai, purtroppo non è difficile che arrivi con una scelta contemporanea, è difficile, può succedere, però è difficile. E le separazioni come le rotture causano dolore, causano rabbia. La rabbia, io credo poco nel buonismo che porta a pensare che con la parola, con la spiegazione possa veramente essere così serenamente superata questa cosa. È importante, conta, ma c'è il momento della rabbia. La rabbia è un sentimento positivo, aiuta a fare quel saltare dentro del buio, non so come dire. Ecco. Il problema vero, e il nodo è lì secondo me, è che imparare a fare i conti anche con la rabbia, cioè imparare a fare i conti con la libertà dell'altro, vuol dire che la tua rabbia si può manifestare anche in un certo punto, non so come dire, no? Puoi venire, puoi scazzarti, io è anche uno sforzo, insomma, che va anche bene. Il conoscere il limite però, che non siamo fatti di bontà, insomma, non siamo fatti anche di rabbia. Ecco, voglio dire questo, il problema è quella cosa lì, è fare il conto con la libertà dell'altro che sceglie per sé, sceglie per sé. Lì dove tu vivi l'offesa c'è la rabbia, oppure vivi la chiusura che tu non hai cercato, non lo so, non ti aspettavi, le componenti sono tante. Credo che però è quella cosa lì, non è, certe volte la parola magari viene dopo, no? Viene passato il momento del dolore più acuto, allora può venire la parola con consapevolezza, lo scambio. Mi pare difficile una costruzione di questo tipo teorica, no? Ecco, mi sembra un po' costruita. Mi stupisce spesso è quello del fatto che ci sono alcune violenze da parte di, specialmente di uomini, anche se il loro livello culturale e di istruzione è molto alto, quindi mi rimane un po', rimango un po' perplessa, specialmente perché Bushra. Cioè, ultimamente, ad esempio, ho sentito di un uomo che ha dato insomma dell'acido sulla faccia della sua compagna, che tra l'altro sono colleghi, come sono avvocati entrambi, quindi rimango un po' stupita da questo fatto. Un'altra cosa, e volevo chiedere come si può gestire la separazione all'interno di casa, perché io, alcune colleghe mi hanno parlato di questa situazione in cui per motivi economici o anche per stare vicino ai figli scelgono di stare entrambi nella stessa casa, ma tra virgolette è una separazione che dura anche da anni, quindi cioè, per me nel mio concetto, specialmente culturale, è un molto difficile, non so se è una cosa gestibile. Un'altra cosa di cui volevo parlare, sempre per questo, a parte che la violenza, quando si parla di violenza, vedo che insomma siamo tutti uguali, nel senso entrambi in tutte le culture c'è questa violenza, anche se la media la fa vedere come se fosse da una parte o da un'altra, specialmente perché avevo sentito in un convegno che ad esempio in Italia più del 60% delle donne che subiscono violenza sono donne italiane, non sono tutte donne straniere, che in effetti cioè, questa cosa qui transculturale che insomma che esiste in tutte le... È trasversale il paese. Sì, veramente. Bisogna trovare una soluzione magica per poi farla andare in tutti i paesi. Una cosa invece che fa parte della mia cultura è la cultura del divorzio, cioè la possibilità, che forse la considero in qualche modo anche una fortuna, c'è cioè, ad esempio nella cultura islamica c'è il divorzio.
c'è la possibilità di divorziare anche subito, dopo 3 mesi, 10 giorni, si potrebbe anche divorziarsi immediatamente, quindi la tengo una cosa buona, ma perché cioè, diciamo come leggi è una cosa, nell'applicazione è diversa, perché vedo che anche i nostri maschi sono ancora, se lei dice la separazione, cioè, tra gli italiani non è ancora elaborata, secondo me, nella mia cultura ancora peggio, cioè, fanno fatica perché dal punto teorico dopo 3 mesi, 10 giorni si può già anche divorziarsi. Poi dal punto teorico c'è anche una frase, diciamo, una ricetta magica veramente nel Corano che dice che o stare insieme bene o divorziarsi bene. Si dice in arabo, insan kun bi ma'ruf aw tasrifu bi ihsan, cioè nel senso o vivere bene insieme o lasciarsi pacificamente. E che nella realtà diventa una cultura. Grazie. Chiamo Gisella, mi è incuriosita una cosa. Lei ha parlato di questo incontro con donne altre e voi vi siete confrontati per la vostra esperienza. E mi sono chiesta, non so se la domanda è curiosa, ma era all'interno della sua coppia c'era la possibilità di scambiare questo diverso concetto? Perché mi sono chiesta, con le altre, con gli altri sì, e tra di noi. Sembrano molto dense le richieste che sono arrivate e anche di grande soddisfazione perché dimostrano una partecipazione sentita e intensa. A te Alessio. Allora sono anche io molto contento di questi interventi perché anche se io adesso non ci roba nulla è successo quello che mi portava a portarmi qui. Questo tipo di scambio, testimoniato anche da quello che avete appena detto, osservato, chiesto, è una discussione che stiamo facendo a porte aperte, è disponibile a tutta la cittadinanza, si va dentro nelle esperienze, nei sentimenti, nei pensieri, si fa un piccolo passo avanti in quello che noi possiamo dire per le nostre relazioni tra donne e uomini. Io insisto su questo, cioè la prima sottolineatura che vedo è questa e anche quella che mi interessa di più. Se una città pensa importante promuovere tanti luoghi, tanti momenti di fiducia, di confidenza, di un parlare che pesca anche nel partire da sé, che cerca una trasformazione e che non nasconde i passaggi difficili e ricchi al tempo stesso delle relazioni, allora veramente stiamo voltando pagine. Non vuol dire abbiamo risolto tutto, non vuol dire è neanche desiderabile che siamo sempre d'accordo, però stiamo scrivendo una pagina nuova. Questo mi preme dirlo perché mi sembra il lieto di queste parole di stasera e di quello che di buono dal mio punto di vista, per quello che per finora può succedere in tanti violenze. E quindi adesso entro veramente bene, cioè. So dirvi meglio di così come mi sembra importante allacciare questo tipo di discorsi in pubblico, pubblici dove non c'è questo steccato rispetto a quello che si vive in privato. Quindi grazie anche a voi che hanno domanda di Gisella, perché appunto questo, anche questo va nella direzione per me giusta, importante. Allora, provo a dire la mia, non a rispondere. Metto anche la mia considerazione insieme alle vostre. Allora, intanto le osservazioni di Moriella e di Aurora che mi sembra si possa spiegare. Dunque, allora che cosa. Non ci dei tempi anche perché se no su ciascuna di queste cose si potrebbe fare notte. Qui chiudiamo alle 8, allora c'è quasi un'ora. Dunque, sulle immagini dei corpi delle donne nude, l'uomo normalmente vestito, la donna spalmando sul corpo le automobili o mille altre situazioni. Allora, che cosa si prova? Dunque, che cosa si prova? Innanzitutto, secondo me, bisogna aprire questa categoria di uomini
che è come quando in una corretta perspettiva si dice l'uomo la donna. Ovviamente, penso sia quello che pensa Violetta, bisogna differenziare. Personalmente non trovo assolutamente, per esempio, eccitanti le immagini della pubblicità sessista, perché dichiaratamente artificiali, artefatte, fasulle, accostate agli oggetti in vendita, e quindi come tali mi risultano molto fredde. Con un ragazzo di scuola, io vado comunque a fare insegnante, mi insegno in una scuola superiore, quindi ragazzi da 14-18 anni, e vado anche in alcune altre scuole a portare progetti, diciamo tre incontri, cinque incontri a seconda, relativi alla violenza maschile sulle donne o in senso più lato delle relazioni tra i generi. Un ragazzo, vi racconto questo episodio perché cosa si prova e cosa non si prova. Un ragazzo una volta viene lì con un giornaletto fotografico, viene lì e mi dà di gomito, mi dice, l'ho visto? E quindi probabilmente cercava risposta da un adulto, altrimenti non mi avrebbe contattato in questo modo. Volevo vedere cosa un maschio adulto in un contesto in cui finalmente si poteva parlare di queste cose gli avrebbe detto. Allora io gli rispondo, ma a me sembra una bella foto. Considerazione banale, ovvia, ma io volevo sottolineare il fatto di quanto fossero artefatte quelle immagini. E lui mi dice, ah sì, allora trovo che un po' un momento di soprassalto, no? Perché non solo io ti porto, ma io dico anche guardate da quest'altro lato, sono finte, è un set. Allora capisco che ci sta pensando un attimo e il caso, e dico, ma scusate il linguaggio, non bisogna parlare come si parla dei ragazzi, dico, ma tu ce l'hai così lungo. tu ce l'hai così lungo. E lui dice, no, veramente no. Ed è un problema, io gli domando. E lui mi dice, no, non è un problema. Ecco, allora da lì parliamo altri 5 minuti e quindi ci sono a quel momento un ragazzo di 16 anni e un uomo di 45, succedeva circa 5 anni fa, che stanno parlando da maschio adulto a ragazzo adolescente di quanto sia importante la prestazione, le dimensioni del proprio bene, quando lui si senta in quel caso inadeguato come immagine di partenza, come immagine di sé rispetto a questi modelli che trova nella pornografia, oggi fruibilissima gratuitamente da tutti i ragazzi, ma non accompagnata da questo punto di vista del senso di quell'immagine, la discussione e così via. Un altro ragazzo in un altro incontro, mi viene nell'incontro, si parlava di prostituzione, si parlava di tratta, si sentivano di parlarne così esplicitamente. Allora si scrivono dei bigliettini, poi questi bigliettini vengono letti da altri, per cui c'è l'anonimato, insomma. Alla fine un ragazzo viene a me, mi senta il bigliettino lì, l'avevo scritto io, volevo sapere cosa ne pensa. Il bigliettino diceva, ma è normale nel fare sesso, è normale nell'atto sessuale volere far male. E io gli dico, ma cosa intendi per far male? Picchiare? E lui dice, no, non è. Allora sono delle immagini, sì, io mi immagino e mi fa delle espressioni così di forza. Dico, ma guarda che forza, perché per delle immagini di forza, dell'essere tu forte nell'atto sessuale, dici fa male? E non so, si dice così, noi siamo dei ragazzi che si usa dire così. Quindi guardate come è sfumato per questo ragazzo l'area del far male, essere forte, forse sconfinare nella violenza. Allora io anche mi scopro di più e dico, senti, parliamo più esplicitamente. Io se vedo delle immagini, per tornare a cosa provano gli uomini, io se vedo delle immagini sadomasochiste non mi eccito, cioè proprio non ho l'erezione, non mi stimola l'atto sessuale. E a quel punto lui mi dice quali immagini lo eccitano sessualmente. Quindi anche là che cosa sta succedendo? Che un ragazzo ha la possibilità anche qui di un confronto su quali, su che cosa proviamo, giustamente come chiedo io, e ci rendiamo conto che la pubblicità sessista è un fatto freddo, calcolato, inserito in un mercato molto poco credibile, e che se tu veramente hai
zero, è sotto zero. Ti suggerisce invece immagini di dominio, di potenza, di status, e ovviamente riconosco anch'io che sono bellissime modelle, ma non mi produce quell'effetto lì. Un ragazzo rispetto a quelle cose, a quelle immagini lì, non sa bene cosa deve pensare, cosa deve desiderare. Ora lo guardo anche con una ragazza, cioè, quando mi conosce, mi riconosce come il proprio desiderio. E la pornografia, di cui vanno usati gli schermi di tanti adulti, ma ancora di più di adolescenti, ovviamente, come palestra, no? Anche quella propone molto spesso immagini di prevaricazione, di sottomissione e così via, quella è una tipologia, a meno che non parliamo di post-pornografia, allora sapete che là si apre un mondo in cui alcune registe donne teorizzano il fatto che anche le immagini esplicite di sesso si possano rovesciare, non essere più un terreno tutto e solo di prevaricazione maschile, ma di liberazione sessuale. Quindi chiudo con questo per dire cosa proviamo. Non tutti, tutte le stesse cose, perché anche su questo ci sono percorsi di consapevolezza, di istinto, di mercato, la prevaricazione, quelle situazioni in cui sessualità si sposa all'idea di dominio, di potenza, di controllo, in cui il pene diventa arma, la penetrazione, atto di conquista e di tenuta dell'altra, mentre all'opposto di questi atteggiamenti ci sono atteggiamenti di come posso dire, la parola che mi viene è estasi, è stasi, cioè andare fuori, dove la sessualità è quel meccanismo magico davvero che definiamo l'uscita da te, andare fuori, andare oltre, superare, tendere a separare, a superare la separazione dei corpi per arrivare a contattare l'altro. Ci sono immagini di mistica che non sono molto diverse dall'amplesso. Il rapporto sessuale però inteso così come abbandonarsi, tutto il contrario di tenere, di stringere, di chiudere, di fermare, il contrario, fluire, andare fuori da sé. Ecco, quindi quello che, però qualcuno di voi ha detto a dire, quello, lo leggo a quello che osserva la Chiara, come fa un giovane che queste consapevolezze ancora le deve costruire ad averle? Ecco, da questo punto di vista io perché mi permetto di non essere pessimista? Perché io trovo nei ragazzi e le ragazze una tale sete, una tale, proprio, tale bisogno di innanzitutto di essere ascoltati, di poter dire, e che dall'altra parte non ci sia né lo scandalo, no, la persona che gli rimanda indietro, perché non è mai il tempo e non è mai il luogo, ma perché la persona che hanno preso per riferimento a sua volta non le parole, non ha fatto l'orecchio, non si è confrontato, non si è scavato abbastanza con altri e dunque non può che cavarsela con la battuta, oppure con il corso di educazione sessuale dove spiegano l'apparato genitale in particolare, bene, anche quello chiaramente il ragazzo vuole sapere esattamente come funziona, non l'aveva soffiore. Però i ragazzi possono, da questo punto di vista, possono maturare un'altra cultura tanto in quanto nella città di cui stiamo parlando, non solo a Brescia, ci sono delle persone, ci sono delle donne, ci sono degli uomini che loro stanno facendo o hanno fatto, vogliono ancora fare questi percorsi su di sé e quando i ragazzi riconoscono che c'è un riferimento, che c'è qualcuno con cui si può parlare, che ti può ascoltare, che le cui parole non sono però già sostitutive delle loro. Allora io trovo che i ragazzi siano ultra disponibili, ripeto, hanno fame e hanno sete di queste esperienze educative autentiche, in senso socratico, cioè che non devono fare altro che portare un ragazzo a se stesso, una ragazza, che favorire la sua scoperta di quello che è, non di quello che io ad un punto dico che questo ragazzo e questa ragazza debba essere. Vi racconto ancora un episodio solo e poi lasciamo andare le questioni dei ragazzi. Valentina, una ragazza di 15 anni, viene lì con un astuccio. Apre l'astuccio e dentro l'astuccio ci sono delle manette. Mi dice anche guardi che cosa ho. E io dico, e come le uso? Ma le uso con il mio ragazzo. Ah. E io chiedo, e ti piace?
Cioè, questa ragazza mi espone il fatto che il suo desiderio è un desiderio che lei non conosce ancora. Lasciate stare il fatto che adesso possiamo considerare che ha già 15 anni, quindi ha da fare questi giochi, ha un rapporto sessuale. Mettete un attimo tra parentesi questo discorso dell'anticipo, della precocità, dell'atto sessuale. Però quello che a me colpisce di più è il fatto che lei gioca ad un gioco che non sa se la diverte. Sono quindi io gioco perché è un gioco che mi diverte, penso. Altrimenti non ci penso un momento, sì, è il gioco, però dopo un momento, dopo un po', dico non mi piace o non mi piace giocare a questo gioco. Invece quella ragazza non se lo chiede. Fin quando non incontra un adulto, gli pone questo punto di domanda e si porta a casa questa domanda. A me questo conferma il fatto che le donne molte volte sono state, cioè per tanto tempo sono state che rimangono volte, se non hanno incontrato appunto altre donne con un movimento di liberazione, rimangono in questa posizione servente, gregaria, seconda, ancillare, cioè che deve servire al soddisfacimento del desiderio di lui. Allora, lui il ragazzo è preoccupato della sua prestazione, della sua forza, di non essere adeguato, che deve corrispondere a quei momenti. Lei, aveva mente dell'astuccio, deve corrispondere ai desideri di lui, non sapendo se i desideri di lui si sposano ai propri. Però in questi incontri in cui è possibile dirsi, raccontarsi, vi assicuro che non avrebbero più a casa. Mi sono rimasti, mi hanno indirizzato in quell'incontro qualche cosa come 50 bigliettini, non volevano più andare via, al di là di me, però dico, parlo di me, sono per rimanere a me, capiamoci, non voglio celebrare, ma per dire la disponibilità di un adulto che rispetto a quello che un ragazzo chiede sta sulla stessa lunghezza d'onda, cioè con la propria differenza di ruolo e di esperienza, però è disposto ancora a giocarsi, a dire vediamo quello che per te, desiderio sessuale, eccitazione, atto, immagini che ti scorrono per la testa, vediamo quello che è forza, quello che è violenza, quello che è abbandono, quello che è prevaricazione. Ecco, quindi da questo punto di vista c'è molto da fare, c'è possibilità di fare, non sono i ragazzi trincerati. Le ragazze, non sono loro irraggiungibili. In molti discorsi sui ragazzi ho sentito dire ma che cosa hanno questi ragazzi di oggi? Ma qual è il loro problema? E chiediamolo all'esperto X. A me sembra di voler dire da 20 anni di insegnamento di questo tipo di contatti che loro sono raggiungibilissimi. Il punto è se in una città ci sono quelle esperienze di tutti che si vogliono confrontare con se stessi per poter allacciare un legame con le nuove generazioni. Sulle separazioni, allora, dunque, forse devo spiegarmi meglio. Certamente rimane l'alterità, certamente rimane addirittura più che l'alterità quella che a volte chiamiamo irrigidità, cioè il fatto che proprio se una differenza esiste, proprio rimane, cioè il nucleo più profondo non si arriva all'identico, ma ripeto, per me non è neanche desiderabile che arriviamo ad essere la stessa cosa, perché sennò ci perdiamo quel gusto della vita e il fatto di essere diversi. Allora certo che nelle separazioni i momenti saranno diversi, i desideri saranno diversi, i traiettori saranno diversi, ma è proprio poter accettare questo anche attraverso i passaggi della rabbia, attraverso le emozioni che si producono, è proprio poter accettare questa differenza, queste differenze, il succo di quello scambio che abbiamo avuto. Quindi, non sterilizzare le emozioni, non pretendere che nello stesso momento lui e lei vadano con la manina, che sono davanti al giudice, sono posati, e dire siamo felici di lasciarci, perché non vivo nel mondo di aria una volta. Però che con tutto quello che comporta un percorso di separazione, la separazione entri nel nostro vocabolario, entri nella gamma delle nostre esperienze, che non sia per gli uomini, e vengo a quello che diceva anche Silvia, il senso della perdita di sé. Perché l'ultima notizia che ho letto di questo uomo quarantenne che ha ucciso Denise Morello, quella che ha aspettato nel parcheggio
guardate che vuol dire che ha perso il senso di sé, non solo il senso dell'altro, il limite che non puoi oltrepassare, perché l'altro è l'altro, non sei tu, eccetera, ma ha perso il senso di se stesso, cioè la sua idea del vivere è che senza quell'altra persona nemmeno lui stesso vive. Cioè se non ti viene l'altra, tu non hai un contenimento, non hai il senso di te. E infatti, nel racconto che faceva prima Silvia, c'è questa idea che veramente lei lo diceva dei padri rispetto ai figli, ma io lo riporto anche rispetto a se stessi, che le donne da questo punto di vista tengano il figlio, tengano il compagno, tengano il marito, lo tengano insieme, lo strutturino proprio. Allora, se questo è il senso di sé, le separazioni non sono possibili. Infatti, quando arriva quel momento là, si picchia, si ammazza, ci si ammazza. Allora io da questo punto di vista non volevo dire appunto ingenuamente che senza emozioni, senza travaglio interiore, che tutte e due contemporaneamente arrivino soltanto per via di testa e di quattro parole messe d'accordo. No, chiaro che è un percorso difficile, però anche in tutta la difficoltà di questo percorso che noi includiamo nel nostro panorama interiore. Poi noi facciamo un passaggio della vita, che adesso lo dico come uomo, che noi uomini in particolare effettivamente nella nostra parte emotiva, affettiva, sentimentale, impariamo proprio a mantenerci, a contenerci, impariamo che questo è possibile e che anche la fine di una relazione non può dire questa perdita del senso di sé, altrimenti continueremo società maschile ad andare incontro a questi eventi in questo modo, e che da parte delle donne effettivamente il vissuto non sia quello per cui se una relazione si è rotta, come dire, si è venuti meno, come diceva il fallimento, lo dicevo io probabilmente, che la donna vive come fallimento la separazione. Perché fallimento? Forse perché c'è questa pendenza, questo obbligo della cura, perché si viene appunto da lunga tradizione per cui la donna è responsabile di quella parte lì, di quella dimensione lì, e invece anche lì, cioè elaborare il fatto che la cura è stata dovuta, proprio anche qua userei il termine politicamente, cioè all'interno delle case, ma le donne si diceva già nella nostra antichità che qual è l'utilità delle donne? Partorire. Tenere la dimensione domestica, essere utili in questo senso, quindi è un compito antico nella nostra società, uscire anche da questo paradigma in cui la cura è dovuta. E quindi in questo senso parlarci delle separazioni, maturare una cultura, non per arrivare ad essere nello stesso momento uguali e spenti emotivamente, sedati, no. Però tutto quello che comporta le separazioni deve accettare questo passaggio nella diversa traiettoria di un uomo che poi perde quella donna che molte volte gli dà un certo contenimento, per le donne uscire da questo paradigma del dover tenere ad ogni costo, perché altrimenti non hanno assolto la loro funzione. E poi per quanto riguarda l'osservazione che faceva Bushra, allora, dunque, mi porta alla considerazione che ho sentito dire anche da altri in sala, che la violenza è certamente strutturale, che la violenza è strutturale, cioè noi come uomini abbiamo scritto all'inizio della nostra associazione, abbiamo scritto un appello ad altri uomini, e si intitolava La violenza contro le donne ci riguarda, prendiamo la parola come uomini. E dicevamo quello che ho detto, la violenza noi adesso la vediamo così, almeno qui. Una parte vecchia, una violenza che c'è da secoli e secoli e secoli, è una violenza come nel padrone rispetto al sottoposto. È una violenza anche però nuova, cioè la violenza del padrone di chi domina è quella di avere appunto la possibilità di decidere, e questa è la violenza di nella nostra società, è
violenza nuova è quando le donne non ci stanno più, se ne vanno, quindi reagiscono a quell'ordine delle cose. E allora questo ex padrone che sta perdendo la sua possibilità di controllo reagisce in questo modo. Quindi è una violenza da questo punto di nuova reattiva, nuova, di chi si rende conto che i rapporti non sono più quelli, si stanno modificando i rapporti di potere. Allora da questo punto di vista la violenza era e a maggior ragione diventa uno strumento d'ordine. Se la società è costruita su questi rapporti di dominio, la violenza serviva sostanzialmente a dire ai sottoposti, in particolare alle donne, state al vostro posto perché altrimenti scatta la violenza, cioè i rapporti dati sono questi e questi devono continuare ad essere. Quindi da questo punto di vista l'uomo colto, l'uomo ricco, l'uomo di città anziché di provincia, di campagna, eccetera, non fa differenza perché in questo senso il codice del dominio maschile è un codice esteso ad ogni classe, ad ogni ceto, ad ogni territorio, eccetera. Perlomeno io parlo della cultura che conosco, che è la cultura insomma grosso modo occidentale, non mi spingo a parlare di queste stesse dinamiche in altre parti del mondo di cui non ho conoscenza storica. Io so che in questa parte del mondo personalmente sono risalito fino ai greci, ma penso la cosa sia ancora più lontano. E quindi qua abbiamo almeno 2500 anni di storia, 25 secoli, in cui l'impostazione dei rapporti è stata questa. Allora non fa davvero differenza essere uomo in una condizione o in un'altra. Gli stranieri ci fanno molto comodo per rimuovere, per ricettare su un altro gruppo umano quella che è la nostra violenza, non perché nelle comunità di uomini stranieri in Italia la violenza non ci sia. Però mi risulta l'ultimo rapporto Caritas che la presenza di stranieri è l'8,2%, quindi vuol dire quasi il 91,8%, abbiamo solo questo numero, siamo italianissimi. Vi invito a leggere il rapporto di Marzio Barbagli, sociologo a Bologna nel 2008, il quale cura questa ricerca e c'è anche insomma, la tipologia dei reati come si era stranieri rispetto all'italiano. Allora, da questo punto di vista, se andate a vedere le situazioni di immigrati regolari, cioè quelli a cui è consentito di avere la cena al tavolo la sera con un tetto sopra la testa, i tassi di criminalità non cambiano, sono come quelli nostri interni, quindi non abbiamo bisogno degli immigrati per andare a vedere quanta violenza maschile venga fatta sulle donne. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Crescono i reati di immigrati irregolari, ma sono soprattutto reati appropriativi, cioè quello che non hanno e quello che cercano di avere, oppure quando sono assolutamente senza una situazione familiare, eccetera, le violenze che possono succedere fuori da casa, ma veramente sono numeri residuali, non importano rispetto alla massa della violenza nostra, italianissima, del 92% delle famiglie italiane. In questo senso devo citare l'ultima fonte, il rapporto Istat, quello famoso del 2007, fa chiarezza di tutto questo. Qui parlare di sicurezza nelle città, parlare degli immigrati come fonte di pericolo sulle donne, proteggiamo le nostre donne, dicono quelli di partiti che non cito, perché se no andiamo a finire, diamo gli altri partiti che qua non mi interessa, però questo modo proteggiamo le nostre donne dai cattivi, spesso stranieri, e quanto di più falso noi conosciamo. Perché qualunque indagine seria negli ultimi anni ha detto il contrario, ha detto che la violenza in Italia era ancora il 92% su famiglie italiane, è un fenomeno assolutamente interno. Quindi perché mettere l'accento in questo modo? Perché serve a rimuoverlo da sé, serve a dire che la violenza è sempre quella dello straniero, dell'uomo nero, oppure del malato, del tossico, del delinquente, le mele marce. Cioè la società è sana, bel cesto di mele, ma c'è la mela marcia, però tu la devi prendere, la devi buttare via. Approfitto per dire in questo senso, e parlavo prima con Pierre, che questa nuova frontiera del curare gli uomini maltrattanti, anche questa è una scommessa. Nel senso che, come dobbiamo pensare a queste cure? Questi percorsi di cura, di presa in carico degli uomini maltrattanti. Dobbiamo pensare che sono dei malati da curare, quindi la società è sana, poi anche là ci sono i delinquenti, e
quindi anche nei percorsi di presa in carico, che anche come maschi e plurale adesso stiamo esplorando, insomma ci stiamo mettendo alla prova anche in questo, però pensiamo che la cosa importante sia andare nel sommerso e andare soprattutto in quei casi che non vengono denunciati, 10 a 1 rispetto a quelli che invece vengono denunciati, e sia favorire dei percorsi, diciamo, di rieducazione, no, rieducazione se è sbagliato, ma proprio di formazione alla propria maschilità, cioè mettere proprio in discussione gli uomini che si hanno. E anche chi va a ottenere un gruppo così è uno che si deve mettere in discussione con l'uomo che è, altrimenti hai poco da dire agli uomini ordinariamente maltrattanti. Cioè, attraverso quegli uomini è un'intera cultura, e anche la nostra, la mia cultura, che va messa in discussione nella maschilità rispetto a quella tradizionale. Questo se si parte dal punto di vista della violenza strutturale. Se invece pensiamo che va bene così, che i rapporti tra uomini e donne sono dei rapporti fondamentalmente sani, e poi ci sono delle marce, allora ci mandiamo soltanto i professionisti che devono muovere avanti. Però allora io ti spiegherei come parliamo di milioni di persone. L'indagine Istat dice che una donna su tre nel corso della propria vita, dai 16 ai 74 anni, ha subito violenza. L'indagine Istat dice che di tutti gli stupri che avvengono, un terzo, il 69,7%, è venuto ad opera dei propri familiari. Padri, compagni, mariti, ex, fidanzati, familiari o comunque componenti della coppia, rapporto intimo. E allora stiamo parlando dei devianti, stiamo parlando dei malati, stiamo parlando di una cultura che è dentro un seme di insanità. Chiudo con la domanda che faceva prima Gisella sul confronto tra uomini e donne, se anche nella mia coppia ci fosse spazio per questi discorsi concatenati. Allora, nella prima, io nella mia vita distingo come una prima lettura e una seconda. Io sono arrivato adesso ho 50 anni, sono arrivato ai 40 anni direi inconsapevole di queste cose, cioè non avevo incontrato questa cultura, questo insieme di relazioni di cui stiamo parlando. Vivevo e apprezzavo molto delle donne la disposizione alla parola, la disposizione all'ascolto, alla confidenza, alla relazione. Quindi già questo avvertimento ce l'avevo. Ho avuto un padre molto, molto dolce, non molto mite, per quanto autorevole io, che c'era per sentire la sua autorevolezza, io non ricordo che ci sia mai stato, per esempio, un momento in cui ci fossero toni aspri, duri, neanche meno botte o cose del genere. Quindi da questo punto di vista, ecco, penso di aver avuto, come dire, una strada aperta in questo senso dell'amitezza delle relazioni. Solo che mio padre non sapeva dire queste cose, no? Nel suo modo di riferimento gli uomini non parlavano, lui per esempio uno che abbracciava, che toccava, che sorrideva, non era uno che sapesse esporre le proprie emozioni, i propri affetti e così via. Allora, da questo punto di vista, io non ho trovato figure adulte maschili che facessero parole di tutto questo. Ho dovuto attendere di conoscere i fratelli. Cioè io, in questo mondo, in questo modo di parlare di sé, come uomo, questo mondo l'ho incontrato, insomma, decina d'anni fa. E da lì dico che è iniziata la seconda lettura della mia vita e delle relazioni, cioè da che mi sono reso conto che se devo parlare, c'è materia di cui parlare, puoi scambiare con altri uomini quando ci si racconta, appunto, tra uomini, per esempio noi facciamo gruppi di condivisione e cose del genere, perché raccontarsi solo tra uomini è diverso in uno spazio misto, come pensano quelle donne che hanno costituito anche gruppi di donne di parola tra di loro, e poi anche raccontarsi tra uomini e donne. Allora, quindi questo vuol dire, quindi quello che mi chiedeva Gisella, nelle mie esperienze di coppia, diciamo da 10 anni a questa parte, sì, anzi diventa niente importante senza sfinirsi di parole, intendiamoci. Però quelle parole che appunto, però quelle parole che pescano, quelle parole che dicono, anche quelle parole che ti chiamano, il fatto che in una certa zona non ci arrivi. Però ecco, il fatto che la
propri affetti, le proprie emozioni sia, non sia una carta oscura, lo stesso non vedi, non prendi. E poi vabbè, mi direte anche voi, forse c'è una persona dell'esperienza umana che non è proprio le parole che non arrivano, non so, questo me lo sono sempre chiesto. Però personalmente credo che fin dove si può arrivare con le parole a raccogliere l'esperienza più profonda, più intima, e che questo diventi una risorsa anche con la persona che è accanto, e non solo con la persona che è accanto, insisto, che diventi anche una risorsa nella città dove vivi, nei gruppi più frequenti, come adulti, anche nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, questo sia una grandissima risorsa, cioè sia come guidare gli occhi a una maggiore profondità. Questo fatto di fare esperienza e di riflettere, anzi che la propria esperienza sia costituita anche dalla riflessione su quello che hai fatto, visto, osservato, che la riflessione completi l'esperienza e che la condivisione di questa, soprattutto con la persona che è a fianco, sia motivo di espansione della propria vita, della propria relazione. Anche il confliggere, anche il ritrovarsi diversi, anche il non essere d'accordo, anche il urtarsi, persino nel separarsi. Però attraversando la parola è un grandissimo vettore, cioè qualcosa che ti porta proprio ad attraversare quello che vuoi, fin dove è possibile. Della relazione, della violenza e non della sessualità.
un'altra cosa che vorrei, diciamo, sottolineare, perché ho fatto anche io un'esperienza di partecipazione a gruppi maschili, eccetera, che quanto diceva, diciamo, adesso, no, ha a che fare, no, visto che c'è anche l'immagine del rumore nelle cartelline, cioè ha a che fare con una trasformazione. È stato fondamentale il passaggio che abbiamo fatto anche a Torino sullo scambio che abbiamo fatto sull'immaginario sessuale maschile. Cioè che questo tema riguarda le relazioni, ma riguarda le relazioni a partire da sé e anche la relazione con sé. E concludo, diciamo, l'intervento sottolineando questo fatto che se siamo capaci di far uscire questi argomenti, no, dalle stanze dei psicanalisti per rimetterle in gioco attraverso, diciamo, una diversa lettura del desiderio maschile, facciamo veramente una grandissima azione di trasformazione. Sono altri interventi, perché io rispondo.